nella scorsa puntata di Vado a vivere in campagna. In compagnia della piccola fagiolina e della maestosa carotina, Nazzi si dirige in campagna, dove finalmente viene livellato gran parte del pavimento, e vengono fissate le tubature del lavandino e del piano doccia. Fatto ciò, finalmente si mangia, e si torna a casa. Buongiorno anche a voi. Ragazzi miei, stiamo per iniziare una nuovissima giornata e oggi ci saranno delle belle sorprese perché aprirò qui la mia palestra personale e finalmente inizieremo i lavori nel nostro bagno. Cercheremo di completare il pavimento, di portarlo almeno a livello e di fissare finalmente il piano doccia. Quindi mettiamoci subito al lavoro che sono bello carico, andiamo a prelevare papà e vediamo che ne viene fuori. Andiamo. Il richiamo di padre natura. Sarà presente anche oggi Mastro Sabino? Certo che sarà presente, eccolo là. Buongiorno. Buongiorno pure a te e a tutti. Ragazzi miei, siamo di nuovo in campagna. Io, Emba Sabino, Mastro Sabino, Zio Sabino, Carotina. E direi di continuare il nostro lavoro all'interno della nostra struttura. Praticamente oggi interverremo sul bagno perché bisogna portare a livello ancora tutto il pavimento. Bisogna ricoprire le tubazioni. Adesso inizio a dare una mano a papà e poi dopo iniziamo il lavoro vero. Come prima cosa direi di mettere un po' di mastice sui nostri tubi per sigillare un po' il tutto. Per riempire più facilmente la base del nostro piano doccia e per evitare di appesantire il tutto, questa volta stiamo usando un po' di argilla espansa. Ragazzi, è leggerissima, riempie come deve il tutto, quindi dovrebbe andare più che bene. Fuck out. Vedi che muscola, vedi? Fa così. I pila. Ha una birra. Va buona. Prendiamo la birra in basabino. Te ne prendo una bella fresca fresca. Una saluto da chi ci può male. Saluto.
Io già ma so bevuto la birra. Basta. E come si dice? Ciuccio porta la paglia, ciuccio. E acqua, te fa schifo l'acqua, birra no, l'acqua sì. Pando mazza, va. È asciuta un po' di acqua e acqua, ma è buona. Papà, te, questo è buono. Dai caffè bollicino, questo è buono. Vivola. Che caspita, non ti figli da figli. Mi fa tappito, Grazie a questo splendido sole abbiamo potuto assistere ad un time lapse stupendo che ci ha fatto proprio vedere perfettamente come papà ha fatto il pavimento. Comunque quello che conta è il risultato finale. Ed eccolo qua, raga, finalmente il nostro pavimento è quasi completo anche qui in bagno. Manca davvero pochissimo e sarà pronto anche quest'altro pezzo della struttura. E quindi bravissimo a papà che adesso continuerà un po' il lavoro qui, intonacherà un po' il tutto. Dove vai, Aie? Non lo so. E praticamente adesso mi hanno raggiunto tre tipi abbastanza ambigui. Tre miei amici, siccome praticamente ultimamente per il periodo che stiamo affrontando le palestre sono chiuse, questi miei amici mi hanno chiesto di dare l'opportunità di potersi allenare con me nella mia palestra privata. Quindi ho deciso di, con le maniere gentili, aiutare questi miei amici a fare una bella palestra, un bel allenamento, con la speranza che le pance possano sparire e che i muscoli possano aumentare. Eccoli qua, voglio la squadra. Luca, Michael e il Naz, Nazario, che oggi mi daranno una mano nella mia campagna con la speranza che servano a qualcosa. Come primo allenamento direi di scegliere il nostro caro Luca, che salirà adesso sul tetto. Luca, ma gli agnaccio esterno dall'acqua, muta. Luca, però ti ha buttato l'acqua. Anche Naz va ad aiutare il suo collega. Anche Michael va ad aiutare i suoi colleghi. Andiamo anche noi. Adesso vedrete il panorama che c'è qua. Dall'acqua. Mazza che squadra. Dove mi? Che fa? Vuoi una mano? Ok, basta. Ciao Luca. Il lavoro che faremo fare ai nostri amici praticamente sarà un po' di pulizia. Luca e Nazario si occuperanno dei nostri piselli, toglieranno un pochettino tutte le erbacce, così mi danno una mano, li liberiamo un po', li facciamo respirare, e si occuperanno anche un pochettino delle fave e di tutto il resto. Nel frattempo io e Michael invece andiamo dall'altra parte, perché anche lì c'è tanta pulizia da fare e quindi il lavoro non manca. Siamo pronti? Ce la facciamo? Siamo pronti? Sì, signor capitano. Sì, non ho sentito bene. Sì, signor capitano. Vabbò. Luca, sono stucchicchiando. Ogni pisellino staccato sono 3 euro in meno dalla paga. Mi raccomando, valiu. Mi controllo. Siamo nell'altro pezzo di terra e raga, qui il lavoro è tantissimo. Praticamente l'erbaccia sta crescendo a dismisura, cresce molto velocemente. Infatti pulisco come sempre. La solita storia, anche un po' per inesperienza lo devo dire. E quindi il lavoro che faremo oggi qui è pulizia con il nostro motocoltivatore, anche perché comunque la terra è frolla e morbida dato che siamo passati con la fresa qualche settimana fa. E nel frattempo Michael riempirà un po' il fondo della pianta con della terra per robustire il tutto. È un lavoro che andava fatto già da una settimana o due. Siamo un po' in ritardo, anzi siamo in ritardo anche con la piantagione dei pomodori e tutto il resto, quindi ecco perché ho fatto venire i miei amici, così almeno mi spiccio prima. Pronto Michael? Dai, mettiamoci al lavoro.
c'è un piccolo problema. Praticamente le patate sono state piantate quando ancora non avevo un motocoltivatore e quindi purtroppo non ho dato una grande misura tra un solco e l'altro, quindi in alcuni punti posso passare, tipo qua raga è venuto benissimo, in altri punti dove le piante comunque ormai sono troppo grandi non posso più passare momentaneamente con il motocoltivatore, quindi qui faremo a mano, però tutto il resto della campagna per il momento posso utilizzarlo e nelle prossime volte quando pianterò le altre piante darò la giusta distanza per permettere al motocoltivatore di passare senza problemi. Mannaggia! Io e Michael abbiamo invertito un po' i ruoli così almeno riposiamo a vicenda e raga il motocoltivatore sta facendo un buon lavoro ma alla grande, anche perché comunque è già Michael sta volando è già una terra dove è passata una buona fresa, quindi è davvero molto morbida e lavora alla grande. Sono molto soddisfatto, abbiamo già fatto metà del nostro terreno e adesso sto continuando qui la pulizia delle nostre patate. Mamma mia, quante erbacce! Michael finalmente ha completato il lavoro con il motocoltivatore ed eccolo qua, un vero uomo a petto nudo sotto al sole cocente, con una abbronzatura che a malapena si vede sul suo petto, chiaro come le mozzarelle. Grazie Michael per questo splendido lavoro, raga, ha pulito tutto, la prima passata, dico prima perché comunque ne faremo un'altra, è stata data e io qui ho continuato la pulizia uno a uno per delle nostre patate e sono arrivato fino a qua. Michael, c'è ancora tanto lavoro da fare, mi dai una mano? Quello che voglio provare a fare è utilizzare solo una parte della nostra fresa, così almeno avremo soltanto 35 cm di lunghezza di taglio e con la speranza di riuscire a passare in mezzo ai solchi senza danneggiare le piante. Allora io ci provo, raga, se l'idea funziona ci risparmiamo un sacco di lavoro, speriamo bene. Non mi piace. Purtroppo riesce a malapena pulire perché devo stare molto attento alle piante da quest'altro lato qua, altrimenti le schiaccio con le ruote. E si potrebbe fare, però non lo so. Michael, siamo io, tu, le nostre patate e questa cosa strana qua. Un momento, ma io ho ancora un asso nella manica. Come procedono i lavori, fanciulli? Allora. Ah, bene, i piselli sono stati puliti. Ed eccoli qua, manca qualche pianta, sicuramente sti petentoni l'hanno tranciata e l'avranno nascosta insieme alle erbacce, ma va bene così, l'importante è che abbiano finito il solco e ci sta, hanno pulito anche un po' le nostre fave. Qui non hanno pulito, calipozna. Però stanno continuando a pulire dall'altra parte le altre fave che abbiamo piantato. Dai, va bene. Glielo concediamo. Ma salve, signora bicicletta. So che ti sto utilizzando più del dovuto, ma dovrei continuare ad accompagnare il mio lavoro ancora per un po'. Michael! È arrivata la belva! È arrivata la belva! È questa! Tutta razzonuta ma funziona! Signorina, sei pronta? Mi raccomando, fai un buon lavoro! Via! Ah, mo sì! Mo sì!
Raga, la bicicletta sta facendo un ottimo lavoro, mamma mia, meno male, anche perché il terreno è bello asciutto, quindi comunque si può lavorare abbastanza velocemente. Siamo molto soddisfatti, meno male, ci manca pochissimo, altri due solchi, il tempo di pulire in mezzo alle patate, coprirle un po', poco poco, un altro po', abbiamo quasi finito. Comunque adesso ci fermiamo perché abbiamo ricevuto una chiamata importante, perché praticamente l'acqua sta bollendo, quindi dobbiamo andare a mangiare. Ma no, tu che tu pensi che mi sta pure il pomeriggio qua? Sei i tre? Mamma mia, cosa? Raga, mi fate schifo. Questo è lavoro, questo non si chiama lavoro. Questo che state facendo voi, questo che state facendo voi è relax, giardinaggio. Ma già, ma... Aspetta che stiamo facendo una manovra. Non troviamo il pesto. Non troviamo più il pesto. Sparito il pesto, non sappiamo come condiscire la pasta. Papà, o pesto dove l'ha messo? Prima di secondo qua da te, tu l'hai messo da disgraziato, ci ridi lì. La pasta è poca? Maiko, un piatto. Oh, non poca a te. A Maiko, che hai affatiato. Oh. Ragazzi miei, come si dice? Buon appetito. Piatto pulito. Piatto... Luca, non puoi cadere. Ma fa un canale televisivo, Luca. Tele Luca. Abbiamo mangiato, diciamo che abbiamo fatto leggermente schifo perché non c'è una donna in casa e quindi è stato tutto un casino, ma va bene così, siamo felici, siamo quasi sazi. Papà resta qua adesso, che si riposa, e nel frattempo io direi di portarmi l'intera squadra dall'altra parte, così finalmente terminiamo queste benedette patate. Riprendiamo i lavori e questa volta con la squadra completa, mamma mia. Finalmente abbiamo finito. E dopo ore e ore di duro lavoro abbiamo completato ciò che doveva essere fatto, cioè la pulizia di questa campagna con il motocoltivatore e la pulizia soprattutto sulle nostre patate. Pulito tutti i solchi, pulito tutto in mezzo alle patate e abbiamo avvolto tutte le piante. Ragazzi, siamo in ritardissimo, però comunque va bene lo stesso, l'importante è aver terminato il lavoro e poter procedere poi nei prossimi giorni con la coltivazione di altri ortaggi. Sono contento che questi super uomini sono venuti oggi in campagna da me per darmi una mano, si sono abbronzati, hanno fatto la loro bella palestra e direi che è arrivato il momento di riportarli a casa. Siete stanchi? Sì. Lui sono fatto. Okay. E ci
Ah, Laika, abbiamo finito. Abbiamo finito. Siamo stati proprio bravi. E il lavoro per oggi finalmente è finito. Mamma mia, io sono zozzissimo. Oh mamma. Comunque, prima di concludere, perché voglio mostrarvi un attimino il lavoro che è stato fatto anche in questo pezzettino di terra, vi volevo mostrare alcuni disegni, alcune cose che mi sono arrivate in questi giorni. Praticamente da parte di Asia, cioè questo splendido disegno qua, insieme a quest'altro disegno qua, raga, sono bellissimi. E ancora da parte di Asia mi è arrivato anche questo. Ragazzi miei, praticamente hanno fatto un diario del mio vecchio progetto Disegnando l'Italia, che adesso ve lo mostro perché è bellissimo, perché all'interno ci sono tutte le foto del mio viaggio e di quello che è stato fatto. Ragazzi, è una cosa bellissima, è stato fatto benissimo, e quindi grazie mille alla piccola Asia. Oltre a questo mi è arrivato un altro splendido disegno da parte del piccolo Christian, ed eccolo qua, sono io con le galline, il nostro gattino e la nostra capanna, bellissimo anche questo. E da parte di Angelo mi è arrivato questo splendido regalino, che è un bellissimo sole colorato a mano, che sicuramente verrà appoggiato qui nella nostra struttura. Quindi grazie mille a tutti di questi splendidi regali. Sono dei regali bellissimi e sicuramente fatti con il cuore. Scattati questi splendidi regali e finalmente messi a riposare i nostri omaccioni, vi mostro un attimino che cosa hanno fatto questi due qua. Andiamo a vedere. Tu zit, che tu stai a mezzo. Anzi, vediamo prima cosa ha fatto papà nella stanza. Ah, voilà, ha iniziato a dare una passata di bianco al nostro bagno. Hai capito, Basabino? Il pavimento è buono e niente. Brava papà. Vabbè, di te non mi posso lamentare, bravo. Andiamo a vedere cosa hanno fatto quei due scapoloni. Allora, queste me le sono pulite io. E ovviamente, vabbè, vi dimostro di nuovo i piselli. Raga, ne manca qualcuno, ma va bene così. Purtroppo i piselli sono molto particolari. Non so se vanno tenuti così, devo essere sincero, o se va messo un bastoncino, una corda che comunque permetta alla pianta di restare in piedi. Adesso chiederò a nonnina. Però comunque sia, sono davvero fastidiosi, molto fastidiosi da pulire. Hanno pulito tutte le piante di fave che ci sono qua, quindi hanno fatto un buon lavoro. E guardate qua, raga, che belle fave. A breve le dobbiamo vendere queste. Arrivati alla conclusione di questa giornata, direi che è arrivato il momento dei saluti. E quindi, ragazzi miei, se il video vi è piaciuto, non dimenticate di iscrivervi al canale, scrivere un commento, lasciare un like. No, mi stai tenendo da quello che avevo adesso detto. Papà, dillo tu. Se il video vi è piaciuto, mettetevi piace. Iscrivetevi al canale. Ciao belle e brutte. No, e condividete, va buona. Condividete il video. Detto questo, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli. Ciao belli. Ciao. Ciao.